Per la penultima giornata del campionato d'eccellenza al Borgioni si affrontano il Ponte Valliceppi di mister Guastalvino e il Petrignano di mister Reali, subentrato in settimana dopo le dimissioni di mister Guazzolini. I locali ad un punto dalla salvezza matematica, mentre gli ospiti penultimi in classifica con la Trasimeno sono alla ricerca di punti per scongiurare la retrocessione diretta. A dirigere l'incontro è il signor Nicchi della sezione di Gubbio, coadiuvato da Spena della sezione di Perugia e Silvioli della sezione di Foligno. Passiamo ora alle immagini del primo tempo. Al secondo minuto Gaggiotti passa palla a Menichini, che spizza di testa per Giuliacci, ma il suo tiro finisce a fil di palo della porta di Guerri. Al tredicesimo i locali reclamano un rigore per una trattenuta in area di Calzola su Regnicoli, ma l'arbitro Nicchi non concede la massima punizione. Al ventottesimo, cross di Potenza per Urbanelli, che in area stoppa palla, si gira, ma il suo tiro viene parato da Farabbi in due tempi. Finisce il primo tempo a reti inviolate. Passiamo ora alle immagini del secondo tempo. Al diciannovesimo il Petrignano passa in vantaggio con il neoentrato Iachetta, che prende palla, salta l'uomo e con il sinistro conclude Potente sul secondo palo di Guerri. Al 34esimo prova a reagire il Ponte Valliceppi con un tiro raso terra da fuori aria di Betti, che fa la barba al palo di Farabbi. Dopo 4 minuti sempre i locali pericolosi, Marri da palla a Regnicoli che da ottima posizione non inquadra la porta. Al 41esimo un'altra occasione di lotta per il Ponte Valliceppi, Marri serve Silvioni che si fa murare il tiro da Farabbi. Ma passano solo 2 minuti che i locali pareggiano. Fanini dal limite indovina l'assist per Regnicoli, che a tu per tu con Farabbi lo supera con uno scavetto. Dopo 4 minuti di recupero finisce a Ponte Valliceppi 1, Petrignano 1.